Vorreste diventare sciolto nel livello 3? Ho introdotto il concetto di fluidità, che si può raggiungere attraverso la pratica e il mantenimento della concentrazione sul da farsi. Un'altra componente importante per raggiungere la fluidità del movimento è la scioltezza. La scioltezza del corpo e della mente si sviluppa comprendendo le paure che causano i blocchi. Per il mio concetto di mettersi nella migliore condizione per poter appunto migliorare, io inizierò, e ti consiglio di iniziare, da una paura più accettabile, la paura di farsi male. Per risolvere questa paura è necessario comprendere le nostre abilità e alimentarle, constatando che noi saremo in grado di tutelarci. Questi esercizi che ti propongo servono ad andare alla radice del problema per iniziare a risolverlo dal principio, partendo appunto dalla radice del movimento e quindi dal piano orizzontale, diciamo elementare, quello sul quale noi siamo cresciuti. L'ordinario. Nel piano orizzontale la prima paura è la paura di cadere. L'unica differenza è che non la percepiamo. Siamo abituati, proprio perché è ordinario, tu lo fai da una vita, in realtà quella paura esiste, cioè permane, però tu pensi di averla risolta perché di fatto non è che tu quotidianamente stai pensando di ora casco, di non casco, no. Però rimane. È piccolissima, ma c'è. È istintuale. Se uno viene e ti dà una spinta, tu che fai? Subito reagisci e cerchi di non cadere. Quindi è istintuale, è una paura acquisita e portata dal tempo e quindi è entrata negli schemi di reazione al corpo. Finché rimane reazione, come ho detto precedentemente, non riesci a percepire la tua sicurezza, perché tu in realtà ti stai affidando a degli schemi motori che non sai come funzionano e quindi a livello mentale questo genera insicurezza, perché tu non hai il pieno controllo. Questo io non ti dico che tu devi acquisire completamente il tuo controllo, però comunque in ogni caso diciamo che se tu riesci più agevolmente a comprendere, a essere più consapevole dei tuoi movimenti, sicuramente sarai più solido psicologicamente. È necessario risolvere questa paura aumentando la nostra capacità a relazionare con il terreno proprio, con il terreno. È ultimamente sempre più complicato perché noi abbiamo le sedie, abbiamo i divani, abbiamo qualsiasi, diciamo, oggetto che in realtà ci mantiene lontano dal terreno. Quindi ora noi tutti gli esercizi che andremo a fare sono proprio per aumentare questa relazione, quindi simulando ed addolcendo il più possibile l'incontro con il terreno per evitare appunto la caduta. Quindi che fai? Trasformi la caduta in un incontro e quindi entri in relazione. Dopodiché mi rialzo e quindi ripristino la mia condizione. Questo a livello psicologico fa tantissimo, perché non solo io sono in grado di mantenere la postura eretta, sono in grado anche di cambiarla e di ritornare eretto. Quindi per me il cambiamento di condizione non è un problema, perché riesco a gestirlo, perché lo faccio in continuazione. Questo insegna proprio che nulla si crea e nulla si distrugge, che è questo il concetto. È il concetto di fondo che abbiamo dentro, perché noi il primo vero istinto è lo spirito di conservazione, e questo si estende anche sul movimento e quindi anche sulla postura. Uno cerca di non rompersi, quindi non cambiare. In realtà non è un cambiamento rappresentativo della morte, ma è una trasformazione. Quindi io sono dritto, sono curvo, sono dritto. Sono io che lo scelgo, è una trasformazione, nulla si crea e nulla si distrugge. Quindi tutto si trasforma costantemente. Sentire proprio il movimento, promuoverlo, è così che si acquisisce piano piano la scioltezza. Ovviamente il piano piano ora lo andiamo a vedere con questo esercizio. Ci si mette in piedi, io sto al muro purtroppo perché non c'è spazio, la casa è un po' piccolina e quindi mi adatto con quello che ho. Si fa un passo lungo, ma abbastanza. Ok, si piega la gamba dietro fino ad arrivare a terra,
Si porta la mano avanti, anche l'altra, anche le ginocchia. Si riporta l'altro ginocchio a terra, dopodiché si scivola fino ad arrivare al contatto con il suolo. Fatto questo, si torna indietro. Molto lentamente. Quindi si può fare prima con una gamba e poi con l'altra gamba. È importante che lo fai piano piano. Prendere confidenza, perché proprio quello dobbiamo fare, dobbiamo permettere la nostra abilità di relazionarci completamente con il terreno. Torniamo indietro, portiamo gamba destra, in questo caso si torna indietro e ci si alza. Si può alzare anche spingendo sul ginocchio. Vuoi provare, Maya? Così hai anche l'opportunità di vedere le correzioni. Mettiti qua, così, in piedi così. Metti, notare la tuta? Questa è la tuta di questi giorni, costante. Ok, metti un piedino avanti, un piede avanti. Ok, ora piega il ginocchio fino giù, metti le mani a terra, anche l'altra, porta indietro la gamba sinistra. Questo fino a terra in ginocchio, ora vai giù fino a terra. Sdraiata, giù, 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 sdraiata, sdraiata, le mani più avanti, ok, e torna indietro. Ok, ora torna, porta la gamba sinistra avanti come prima, l'altra sinistra, così, la porti avanti, vai, e vai indietro, vai in... ok, e ti alzi in piedi, anche questo, ok, ok, ora dall'altra parte, ok, metti piede destra avanti, piega questa gamba fino a terra, piegala, 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 ora metti le mani avanti, ginocchio, in ginocchio, vai per terra sdraiata, sì, distendi le gambe, ok, torna indietro, in ginocchio, no, 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 fai una cosa alla volta, e questo è l'errore, questo è il mostro, quello di correre, andare piano piano, ora porta questa avanti, quella che era prima, ok, porta e alzati in piedi, Ale. Io comunque consiglio di ritornare su, quindi questo, scusa, fai passare, ok, quando scendo, up, giù, porto indietro il ginocchio, appoggio le mani, oh. Poi vado per terra, poi quando torno indietro porto avanti la gamba destra, metto le mani sul ginocchio e mi aiuto spingendo con le braccia a risollevarmi. Ora quella lì indietro. Allora, questa è l'incontro con il terreno anteriore. Ora quello più complicato è quello posteriore. Allora, mi metto in piedi. Allora, se sei molto sciolto lo puoi fare senza cuscino, lo puoi fare senza protezione. Io lo faccio senza protezione perché sono abituato a farlo, comunque non è, vedrete che c'ho un gap. Faccio un piccolo passo indietro, vado avanti con le mani, il sedere indietro, alleggerisco il peso dalla gamba sinistra, vado giù e mi metto sdraiato, vado avanti, un piede dietro, un piede avanti e mi rimetto in alto. Se hai problemi prendi un cuscino. Però l'importante è che tu rimani concentrato a mandare il peso verso davanti. Quindi, ricominciamo il concetto, è che tu devi andare incontro. Allora, notare, questo è molto più complicato perché sbatte la testa indietro, si muore. Ok, quindi istintivamente non è per niente facile. In questo caso io ti dico, vai in avanti, mandi il sediere verso il basso e poi piano piano cerchi di cadere. Ovviamente cerca di trovare una cosa che comunque, se sei pesante soprattutto, mettine più. Più sono grandi e meglio è. Anche l'altezza è importante, non è che se uno c'ha il cuscino e vai giù con il coccige fa bene. Quindi attenzione, questo qui è un buonissimo cuscino che mi sono ritrovato. Poi dopodiché vai fino a giù. Puoi andare giù così o puoi anche appoggiarti. Piano piano, piano piano, perché questo è il concetto, è favorire l'incontro con il terreno, appoggiare anche la testa e riandare avanti. Uguale, pieghi una gamba, l'altra lascia avanti, spingi e ti tiri su. In questo caso le ripetizioni fanno molto bene, proprio perché promuovono, creano scioltezza. Scioltezza e confidenza. Vuoi provare, Maya? Sì. Un piede avanti, un piede dietro. E io ci ho messo con l'altro. È uguale, no, lì non ci devi mettere i piedi, il piede, devi fare quello che ti dicevo fino a me. Così, ok, i piedi ovviamente, questo io ho corretto la direzione, che se tu le mettiamo così il bacino, ovviamente tu tendi ad andare di là, quindi bisogna stare settati, la direzione deve essere questa,
Ora pieghi, porta avanti le mani, porti avanti le mani, manda indietro il sedere, piano piano piano, porta avanti la testa fino a giù, porta avanti le mani e vai fino a giù, e vai fino a giù sdraiata e torna indietro, piega una gamba, non sul cuscino, poggia le mani a terra e alzati, bravo.